Allora mi dicono che dopo il ministro vi incontrerà, quindi riuscirete a parlare direttamente con lui. Ministro, a questi lavoratori come fate a dirgli che siete pronti a far cadere il governo se fanno decadere uno condannato in Cassazione? A questi lavoratori possiamo dare solo risposta impegnandoci e facendo le cose che dobbiamo fare. E la responsabilità è di tutti, del Popolo della Libertà e del Partito Democratico. Mi sembra che il Popolo della Libertà e il Presidente Berlusconi abbiano dimostrato grande responsabilità nel far nascere questo governo e nel continuare a sostenerlo. La responsabilità però va chiesta anche agli altri, anche al PD. Si è espresso a favore del trasporto pubblico. So che noi ci vediamo dopo, ma qua ci sono 50 tranvieri che ti vanno a portare 5-5 che vogliono sapere cosa ne pensa il ministro Lupi del trasporto pubblico in Italia, e non può dire non ne so niente, soprattutto la situazione di genere. Possiamo fargli rispondere adesso? Allora chiariamoci subito, io non ho detto che non ne so niente del trasporto pubblico locale, ho assolutamente detto, e basta andare in Parlamento a dirlo, che questo governo come investe sulle reti, grandi reti di trasporto nazionale e internazionale, deve avere l'obbligo morale di investire risorse sul trasporto pubblico locale. Ci sono responsabilità. È sei anni che il contratto nostro è bloccato. Come il pubblico impiego. E abbiamo bisogno di risorse per poterlo sbloccare. E delle regole. Non abbiamo più le regole. Dobbiamo cercare di trovarci. È sei anni che discutiamo di queste cose. Più che dirle che il governo, da 4 mesi che c'è, ha messo come priorità il trasporto pubblico locale, e poi lei mi spiegherà qual è la ragione. Le sto dicendo che avremo un incontro. Siamo veramente alla canna del gas. Quest'anno è un anno drammatico per il trasporto pubblico, soprattutto quello sulla gomma e sulle città. Allora le promesse che vi fanno cosa sono? Ma non lo sappiamo, ora ci dicono che il ministro ci accoglierà e noi diremo quali sono le nostre difficoltà, ci dirà cosa ha intenzione di fare il governo. Noi sappiamo che 6 anni abbiamo il contratto bloccato, le aziende non rinnovano perché non hanno i soldi, perché il governo comunque taglia i fondi sul trasporto pubblico locale. E poi è assurdo che il trasporto pubblico locale paghi l'IVA.